Perché dovresti aprire un canale YouTube nel 2024 per guadagnare online? Beh, se nel posto giusto ti spiegherò tutto in pochissimi step e ti spiego il motivo per cui dovresti iniziare non oggi ma ieri. Quindi se sei interessato a questi argomenti di business online, tecnologia, guadagnare online, fare soldi online, insomma, cambiare la tua vita guadagnando più soldi, detto conciso, non è che devi iscriviti a questo canale, mettere un bel like e attivare la campanella per notifica, Ma andiamo subito a capire perché devi aprire un canale YouTube, perché è il fulcro dell'inizio di tutto. Io parlo già riferito a tre anni fa, per quello che mi riguarda, dove ho deciso quasi per gioco, un po' affascinato da quello che vedevo da altri youtuber che conducevano comunque una vita veramente agiata, bella, perché giravano il mondo, facevano, lavoravano da casa, lavoravano da remoto, andavano, insomma, se la godevano, guadagnando anche bene. Ho detto, ma cominciamo anch'io, magari mi diverto. Allora ho cominciato a fare qualche video in moto, facendo i giri in moto, ovviamente già video col voiceover, commentati con degli sketch carini, per carità, nulla di eclatante, però insomma, ho cominciato così. Poi ho cominciato a indirizzarmi però sulla nicchia del business, cioè io ero interessato veramente a capire come guadagnare con YouTube, come arrivare ai mille iscritti famosi per attivare la monetizzazione, come arrivare alle 4.000 ore del, di visualizzazione negli ultimi 365 giorni, insomma, tutte queste cose qua, e ho cominciato a parlare di quello. Poi di lì mi sono anche spostato un po', sul business, quindi guadagnare online e quant'altro, ma tutto è partito da YouTube. Ho aperto il canale YouTube, ho cominciato a parlare di business, tecnologia, finanza personale, insomma, tutte queste cose. Ho creato una piccola community, ormai siamo praticamente 3.000 persone su questo canale. Spero di arrivare a 10.000, eh, non sicuramente entro fine anno, però insomma, spero di arrivarci entro fine dell'anno prossimo, 10.000 iscritti. Anche perché non ho una crescita esponenziale. Parlando di un argomento molto particolare, forse intrattenimento sarebbe molto più semplice. Ma parlando di business, il guadagno che ho nei video, cioè il revenue per mille visualizzazioni, l'RPM, è altissimo. Addirittura ho dei video dove il CPM arriva a 90 euro, il CPM costo per mille visualizzazioni. Abbiamo youtuber che fanno milioni di visualizzazioni dove il il cpm magari è 4-5 euro io sto parlando di 90 euro qui sto parlando di guadagni pazzeschi con poche visualizzazioni quello che io ho cominciato a fare è fare video farne tanti, sperimentare perché io ho tanti video e i video che ho fatto negli anni passati continuano a generarmi soldi tutti i giorni un video 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400 1000 video, quello che volete intanto sommati mi portano soldi tutti i giorni la crescita del mio canale sta avvenendo in maniera un po' più lenta di quello che speravo, ma come sapete il mondo di YouTube è un po' così. Anche perché eh, ultimamente l'algoritmo di YouTube è cambiato. Poi ci sono youtuber che parlano solo di come del, del, dell'argomento canale YouTube, come fare un canale bene, come crescere, che dicono no, se il tuo video non va perché fai video brutti, perché fai questo, perché fai quello. Beh. Ok, ma non sono più d'accordo con questa affermazione perché effettivamente c'è stato un cambiamento drastico nel, eh, nell'algoritmo di YouTube che ha penalizzato tantissimo sia i canali grandi sia i canali piccoli. Poi si è riscontrato un problema dove chi è iscritto al canale comunque spesso non riceve le notifiche. Quindi, cioè YouTube, se non spingi neanche le visualizzazioni tramite gli iscritti dicendogli che è uscito un nuovo video, non va bene. In più, se io pubblico un video ma non lo mostri diventa un problema, ok, YouTube è saturo, vi dico una cosa, cominciate, cominciate non arrendetevi, fai zero visualizzazioni, tu continua a pubblicare, continua a fare, continua a registrare, continua a fare video, quello che ho riscontrato è che nei video dove ci dedico più tempo, faccio più montaggio video, faccio insomma, ci metto il pulsante iscriviti che compare qui e quant'altro, poi alla fine ci metto la musichetta sotto, quello che ottengo è un pugno di spiccioli, contro magari un video che prendo registro direttamente con OBS Studio perché? Perché alla fine quello che conta è il contenuto. Cioè, se noi stiamo parlando in questo caso di aprire un canale YouTube per iniziare a fare business, ok? E qua ne stiamo parlando, sì, aprilo e pubblica. Non fai iscritti, non ti preoccupare, tu continua a pubblicare. Devi metterti lì di impegno e continuare perché tutti poi mollano. Non hanno la costanza e mollano perché non vedono i risultati in due o tre mesi. Ci vogliono anni. A meno che non sei un genio del, che riesci a che hai fortuna, ma altrimenti ci vogliono anni. Quindi continua, continua sulla tua nicchia, continua a pubblicare video, continua a fare. E questo è il segreto. Poi da lì vedrai che attiverai la monetizzazione e comincerai a guadagnare. E i guadagni ogni mese saliranno. Quello che posso consigliarti per aiutarti all'inizio a prendere più iscritti avendo un canale non ancora monetizzato è di fare tanti video shorts, i video brevi quelli verticali, perché ti aiutano a far crescere la community del tuo canale. Tieni presente che nel momento in cui sarà monetizzato, avere troppi shorts ti provoca l'effetto opposto, nel senso che ti fa scendere drasticamente il CPM e l'RPM, perché hai meno visualizzazione come mh, contenuti lunghi e Visualizz le visualizzazioni conteggiate nei video brevi non fanno parte di quello e soprattutto ti diminuisce il tempo di visualizzazione dei video quindi sì, shorts ma non esagerate perché altrimenti guadagnate molto molto meno si può anche dimezzare o diventare tre volte più basso il vostro guadagno in un mese ve ne parlo per esperienza personale quindi pubblicare video è importante avere costanza è importante YouTube è la parte fondamentale è l'inizio di tutto parlo per quello che mi riguarda perché? perché alla fine ho creato eh, il mio canale YouTube, parlo di business, comincio a parlare di e-commerce, di siti web, campagne ads, scrivere libri con Amazon. Ho creato la mia academy di corsi, se non mi conosci, è la prima volta che si è atterrato su questo canale, te la mostro subito. Allora, andiamo a prendere la mia academy di corsi che è qui. Oh, eccoci qua. Te la mostro, oh, no. eccola qua MassimoPleghino.net. C'è un'academy di corsi con un bundle di tre corsi in offerta a 149 euro. Dove ti insegna a guadagnare online con l'intelligenza artificiale, creare contenuti con l'intelligenza artificiale, vendere libri online e guadagnare gratis su Amazon, pubblicizzare i tuoi libri online, quindi fare le campagne pubblicitarie per spingere le vendite, creare un sito web, creare un blog, creare un e-commerce, aprire un canale YouTube di successo. Qua c'è scritto tutto, tutte le indicazioni, poi ci sono dei pacchetti più avanzati dove ti diamo anche dei libri pronti da vendere, dei video per il tuo canale YouTube, ti facciamo anche un blog pronto che chiave in mano con 5 articoli già scritti in ottica sia sulla tua nicchia di business, insomma. oppure puoi acquistare i singoli corsi, il corso per Amazon, il corso per YouTube, il corso per fare siti web, blog e e-commerce e diventare anche nostro affiliato gratuitamente guadagnare il 10% sulle vendite dei nostri prodotti. Oppure acquistare singolarmente i corsi, partono a 19,90 per imparare a fare le campagne azze su Amazon i, e gli altri corsi singoli vengono 49 euro. E poi ci sono altri pacchetti che ti invito a visitare. Insomma, ne abbiamo di tutti i colori: anche i servizi di ghostwriting, di scrittura, libri con intelligenza artificiale. Insomma, sono partito con un semplice canale YouTube dove facevo i giri in moto: ho tirato su un'attività dove faccio consulenza. Agenzia di digital marketing, perché ormai faccio social media management, siti web, blog, e-commerce, eh, video pubblicitari, eh, video animati pubblicitari, ehm, se ho copywriting, perché gestisco blog di aziende dove vado a gestire eh, settimanalmente o comunque con cadenza almeno settima, una volta a settimana articoli sul blog dell'azienda di modo che. Possa spingere il loro business e far crescere la loro indigizzazione sui motori di ricerca a livello organico. Tutte queste cose faccio quindi: eh, più la consulenza IT che faccio, consulenze da remoto, apertura di, e gestione di canali YouTube, piuttosto che piccole consulenze su migliorie che si possono fare. Come anche la conduzione di campagne alza su Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google, YouTube e quant'altro. Insomma, ho creato un impero. Un piccolo impero eh, mi dirai, ma stai parlando da una camera? Sì, questa è la mia seconda camera degli ospiti dove ho la mia postazione YouTube. Perché io lavoro da casa, non ho costi, non ho spese, quindi ho la fortuna di non avere spese. Tutto quello che mi entra, ci devo solo pagare le tasse e credetemi, l'apertura della partita IVA è un attimo, ma mi permette veramente di condurre una vita veramente eh, top perché? perché posso lavorare da casa, autogestirmi, fare quello che voglio e avere eh, la gestione completa del mio tempo e decido io che lavori fare, che lavori prendere, che lavori non prendere. Se qualcuno, qualcuno che mi chiede delle, dei lavori non lo voglio prendere, non lo prendo, non mi interessa. Quindi, ma tutto è nato da YouTube, creare il canale, ho approfondito le mie conoscenze, sono diventato più bravo nel video editing, sono diventato più bravo nell'utilizzo della, nel fare grafica, anche nell'utilizzo della piattaforma Canva, che ormai ho in versione premium comunque perché... Ne la uso tutti i giorni di continuo. La gestione di calendari editoriali, insomma, ho appreso e tutti i giorni continuo ad imparare a formarmi per aumentare le mie competenze. E devo dire che sono molto contento perché mi stanno arrivando lavori da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi, voglio dire, è tutto questo grazie a YouTube. Quindi, cosa stai aspettando? Se vuoi veramente iniziare, apriti intanto un canale YouTube e comincia a fare video. E poi da lì crescerai, deciderai come evolvere la tua situazione, come creare la tua azienda. Esatto, io l'ho fatto e ne sono felicissimo. Quindi, se vuoi iniziare anche tu nell'online, apriti intanto un canale YouTube. Poi se vuoi avere delle scorciatoie per imparare prima e iniziare a guadagnare i tuoi primi soldi, ti invito a visitare la mia academy massimotelegrino.net, trovi tutti i link in descrizione nei commenti. Ti ringrazio di avermi seguito. Se sei interessato a questi argomenti, iscriviti al canale e vai a vedere la playlist Corsi Completi Gratis, dove ci sono non ore ma giornate gratuite di formazione per fare business online partendo da zero, senza competenze e senza soldi. Ci vediamo alla prossima puntata.